Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato TG. Partiamo dall'inchiesta della Procura di Prato su un nuovo caso di sfruttamento del lavoro. Al centro delle lunghe indagini una confezione situata a Galciana. All'alba di stamani la polizia ha arrestato due persone. Sentiamo Nadia Tarantino. In 30 a cucire capi di abbigliamento per 13-14 ore al giorno, senza riposo settimanale e con una retribuzione mensile irrisoria. I più fortunati, pochissimi, con un contratto di lavoro part-time, gli altri a nero. Una fabbrica, la confezione Giulio in via Pieraccioli a Galciana, priva delle condizioni minime di sicurezza, e un appartamento utilizzato come dormitorio in una situazione igienica a dir poco pessima. È lo scenario che si è presentato agli agenti della squadra mobile di Prato per mesi impegnati in una indagine sullo sfruttamento del lavoro che all'alba di oggi si è conclusa con tre ordinanze di custodia cautelare a carico di tre cinesi, un 52enne e un 56enne gestori di fatto della confezione messi agli arresti domiciliari e un 41enne titolare formale a cui è stato notificato un provvedimento di divieto di dimora in città. L'inchiesta coordinata dal sostituto Lorenzo Gestri è arrivata al traguardo grazie alla collaborazione degli ispettori ASL del progetto Lavoro Sicuro. INAIL e INPS. Un'inchiesta come già altre sullo sfruttamento di lavoratori in stato di bisogno concluse dalla Procura di Prato. In questo caso operai pakistani, bengalesi e afghani, tutti richiedenti asilo, tenuti in fabbrica anche nelle settimane del primo lockdown. Nel capannone di via Pieraccioli le 100 macchine per cucire sequestrate dagli inquirenti non si sono mai fermate nonostante l'attività non rientrasse tra quelle autorizzate all'apertura durante l'emergenza sanitaria. Nelle vicinanze della fabbrica una casa usata per dare alloggio agli operai, sovraffollamento, degrado, sporco e il minimo indispensabile per mangiare e dormire. Nel corso delle indagini è stata fatta una stima dell'ammontare dei contributi non versati e delle tasse non pagate, circa 250.000 euro, cifra che è stata recuperata dagli investigatori presso gli indagati e che è stata sottoposta a sequestro preventivo. Le richieste di custodia cautelare avanzate dalla Procura sono state accolte dal giudice delle indagini preliminari che ha confermato gli indici di sfruttamento rintracciati dall'inchiesta. Umanità dolente, ci siamo trovati di fronte a persone che sono completamente prive di ogni riferimento affettivo, economico, linguistico. L'indagine serve anche all'emersione di queste situazioni che passano normalmente nell'indifferenza generale. E ASL e Università di Firenze hanno firmato un protocollo che punta a dare assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo. Ancora Tarantino. Un'umanità dolente, così il procuratore Giuseppe Nicolosi ha definito l'esercito degli operai sfruttati, disperati la cui dignità umana viene calpestata, uomini emarginati che parlano solo la lingua del lavoro, che diventa importante per mandare due soldi a casa e fondamentale per continuare a rimanere in Italia. Uno spiraglio di luce per loro arriva dal protocollo che l'ASL Toscana Centro ha firmato con il Centro Interuniversitario di Ricerca all'Altro Diritto del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze. Un accordo che punta al recupero, alla riabilitazione sociale e al riscatto rispetto a un destino dal quale è difficile da soli riuscire a sottrarsi. Queste persone hanno necessità di affrancarsi dalla dimensione di ricatto a cui sono soggette. Spesso il timore per loro è quello di avere delle ripercussioni sostanziali, non solo morali, ma insomma anche un danno che significa perdere il lavoro, perdere l'autonomia, magari insomma essere messi sotto scacco. E quindi noi abbiamo cercato, d'accordo con l'Università di Firenze e con delle organizzazioni che sono esperte in questa materia, di dar loro una sponda, una mano, che significa sostegno, supporto, sia nel farli comprendere fino in fondo quelli che sono i diritti, e sia anche nel vedere se grazie a questo aiuto possono trovare delle strade alternative. Queste persone sono prive di cultura, di conoscenza, non solo di risorse sostanziali, e quindi non sanno dove battere la testa. Quindi trovare nelle istituzioni chi può dar loro una mano credo che possa essere una chiave di volta, perché può metterli in una dimensione di maggiore forza che possa consentir loro di denunciare chi li sta sfruttando. A
cercato di rubare 3 bottiglie di vino toscano pregiato nascondendole sotto il giubbotto e quando è stato scoperto dall'addetto alla vigilanza del supermercato non ha esitato a scagliarsi contro colpendolo con dei pugni. È successo ieri pomeriggio al supermercato Conad di Via Roma. Il ladro, un 38enne cinese, non riuscendo a superare l'addetto alla vigilanza che gli ha impedito di lasciare il supermercato, si è quindi nascosto tra gli scaffali dove è stato trovato e bloccato dai carabinieri della stazione di Iolo. Nel frattempo allertati dalla direzione del negozio e intervenuti con una pattuglia. Lo straniero è stato quindi arrestato per il reato di rapina impropria. Passiamo al Covid, sono 29 i nuovi casi di oggi, meno di ieri, però il bollettino della regione segnala ancora 2 morti, si tratta di un uomo di 78 anni e di una donna di 74. Claudio Vannacci. Scendono sotto i 30 nuovi casi di contagio da coronavirus a Prato. Per l'esattezza, nelle ultime 24 ore sono stati 29, ma anche oggi la regione segnala nel suo bollettino 2 decessi per Covid in provincia. Si tratta di un uomo di 78 anni che era ricoverato in terapia intensiva al Santo Stefano e di una donna di 74 morta alla Melagrana di Narnali. Il totale delle vittime pratesi da inizio pandemia sale così a 296. Sono invece 453 i positivi trovati in Toscana, con un'età media di 45 anni circa. Le positività sono scaturite dall'analisi di poco meno di 16.000 tamponi tra molecolari antigenici rapidi, di cui il 2,9% è risultato positivo. Sono invece 7.200 i soggetti testati. Gli attualmente positivi sono 10.741, considerando le 404 persone che sono guarite nelle ultime 24 ore. Sale invece il numero dei decessi in tutta la regione. Sono stati 27, con un'età media di 82 anni. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 814, 11 in più rispetto a ieri, dei quali 113 in terapia intensiva, in questo caso una in più. Al Santo Stefano i ricoverati sono 43 in area medica e 15 in terapia intensiva, con un aumento rispetto a ieri. Per le cure intermedie invece ci sono 40 pazienti alla Melagrana e 16 al centro Pegaso all'ex CREAF. E ora parliamo di vaccinazioni di massa, quelle con il vaccino AstraZeneca che sta arrivando in Toscana in queste ore. Ebbene, la vaccinazione a Prato è anticipata di 24 ore, giovedì anziché venerdì. Sentiamo. È anticipato di 24 ore rispetto a quanto comunicato ieri l'inizio della vaccinazione di massa a Prato. Si comincia già giovedì pomeriggio anziché venerdì. La decisione è stata presa nella tarda mattinata di oggi. Alle 14 di giovedì quindi si presenterà all'edificio 2 dell'ex CREAF la prima delle 100 persone a cui quel giorno sarà somministrato il vaccino AstraZeneca, che arriverà in serata al Santo Stefano per un totale di 6.900 dosi sulle 15.400 che giungeranno in Toscana entro oggi. Questo vaccino può essere somministrato solo a chi ha meno di 55 anni. Da oggi sono aperte le prenotazioni per il personale della scuola, delle forze dell'ordine, dei servizi pubblici e delle carceri, che costituiscono la cosiddetta fase 3. Le vaccinazioni proseguiranno nei giorni successivi con numeri più grandi, fino ad arrivare a 1.000 al giorno. Molto dipenderà dal dimensionamento delle dosi a disposizione e dal personale che sarà attivato. Saranno utilizzati anche distretti sanitari. Si comincia domenica a Carmignano e si prosegue poi toccando tutti i territori per una 60 di vaccinazioni al giorno. Più complessa è tutta da definire la vaccinazione degli ultra ottantenni affidata ai medici di medicina generale, che dovrebbe partire la prossima settimana. Il condizionale è d'obbligo perché ci sono ancora tanti nodi logistici e tecnici da sciogliere per l'utilizzo dei vaccini Pfizer e Moderna. La vaccinazione degli ultra ottantenni fa parte della fase 1, che dovrebbe concludersi a metà marzo. A oggi a Prato hanno ricevuto la seconda dose di Pfizer Moderna 3.083 persone, di cui 556 sono ospiti di RSA. Solo con la fine della fase 1 potrà iniziare la fase 2, che in base all'aggiornamento del piano vaccinale effettuato oggi darà priorità, a prescindere dall'età, ai soggetti estremamente vulnerabili. Seguono gli over 70. Intanto la prefettura ha convocato per domani pomeriggio una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dedicata proprio all'avvio della vaccinazione di massa per garantirne il regolare svolgimento.
Le forti e continue piogge di questi giorni hanno provocato uno smottamento di terra e rami lungo la provinciale 325 all'altezza dell'abitato di La Cartaia nel comune di Vaiano. Sul posto questa mattina i tecnici del pronto intervento della provincia per rimuovere il materiale franoso che ha parzialmente invaso la strada. Per consentire questa operazione è stato istituito un senso unico alternato. In tarda mattinata è stata ripristinata la viabilità a doppio senso. E ora vi raccontiamo la storia di un quindicenne pratese che ha conquistato il mercato americano con la sua musica house. Sentiamo. Canti tribali intervallati dal barrito degli elefanti e dal ruggito del leone, mixati sapientemente con i ritmi house. È con questa traccia che un ragazzo pratese di appena 15 anni ha conquistato gli Stati Uniti. Un'importante etichetta americana, Sunrise Records di Daniel Bigler, infatti ha comprato il pezzo Animals, che ora è sulle principali piattaforme commerciali internazionali. Lui si chiama Massimiliano Impemba, abita nella zona est di Prato e frequenta il secondo anno del liceo artistico di Porta Romana a Firenze. La passione per la musica da ballare fa parte del suo DNA perché suo padre, Angelo, è un noto DJ e Massimiliano è cresciuto a pane e console. La musica viene dalla famiglia, il babbo ha sempre suonato, ha sempre avuto un bel rapporto alla musica e me l'ha trasmesso. La predisposizione naturale, accentuata dal contesto familiare, si è trasformata in passione un paio d'anni fa, quando nella sua cameretta Massimiliano ha iniziato a mettere alla prova il suo orecchio, mischiando suoni, ritmi, cori ed effetti con il solo uso di un computer e di una piccola tastiera. Il periodo del lockdown ha favorito una decisa accelerazione della produzione fino ad arrivare alla melodia vincente, Animals. L'emozione che ti ha dato arrivare a firmare un contratto per quella traccia? È stata una bella emozione, molto forte, perché io sono sempre stato chiuso in camera con le mie tracce, non le ho mai pubblicate. Massimiliano è la semplicità, fatta persona, timido ma determinato, preferisce chiudersi nella sua stanza e lavorare a una traccia che uscire tutti i giorni. Mi tengo abbastanza fortunato, anche perché molti non fanno mai nulla e non so, impiego il mio tempo in maniera molto più utile secondo me. Il suo mondo è a monte della console per dare ai DJ la musica giusta che riempie la pista o che fa da sottofondo a un aperitivo, ovviamente quando il rischio Covid finirà definitivamente. E se a 15 anni ha già un contratto con un'etichetta americana, a 20 anni dove sarà? Si spera il solito, spera non fallire. Bene, è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.